76 anni, ma non li dimostra. A Cannes è stato il giorno di Robert Redford, l'attore statunitense e il solitario protagonista di All Is Lost, film fuori concorso, molto apprezzato dalla critica. Su una barca a vela nel bel mezzo dell'oceano, Redford, per oltre 100 minuti, dà vita a una prova fisica intensa. Sul tappeto rosso, un altro grande vecchio del cinema, Roman Polanski, il regista di origine polacca, ha presentato Weekend da campione con il mito del volante Jackie Stewart. Due i film in gara proposti mercoledì, Only God Forgives del danese Nicolas Winding Refn e Gris di Mahmat Saleh Harun. Doccia fredda sul tappeto rosso del festival. Il film di Nicolas Winding Refn è stato fischiato dopo la proiezione, profondamente criticato per la sua ultraviolenza. Poco apprezzata, inoltre, l'assenza della star hollywoodiana Ryan Gosling. Un po' più di calore con Gris di Mahmat Saleh Harun, l'unico film africano in corsa. Ma se non vado errato, sembra avere poche possibilità di arrivare sul gradino più alto. Scene di tortura, mutilazioni, Thai box, spade e stiletti nel film di Refn, accolto con freddezza alla proiezione stampa. Gris è il personaggio che dà il titolo al film di Harun, un ragazzo che balla meglio di Michael Jackson ma con una gamba paralizzata e ha come pubblico il più povero dei locali di una località sperduta del Chad, dove però è un piccolo mito senza soldi.